Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui Fortimer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Lo avete letto dal titolo, siamo nella nuova season, in particolare la season 6. Io so poco quanto nulla di questa season e quindi mi andava di scoprirla con voi. Vi invito solo da ora ad iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la campanellina. Senza perderci ancora in chiacchiere, andiamo a vedere. Date, mi devo pigliare le cuffie. Signori, la schermata è questa. Ok, quindi stanno facendo tutta la questione sullo zero point che deve essere salvato e cose così. Abbiamo qui un piccolo Rambo che sta andando alla riscossa. Ah, che poi raga, tutte queste collaborazioni che hanno fatto con Alien, Predator, veramente molto fighe. Anche Terminator. Madonna, non ci credo. Alo, così, ma vabbè, ormai mi dà qualche vibe di Ready Player One. Non so se l'avete visto. Ok, ora cosa accade? Teorite. Attenzione. Ok, si sta aprendo una porta da lì ed esce un tizio che non mi sembra di alcun gioco. Comunque figo, eh. Ah, ma devo iniziare a giocare? Mi sa di sì. Va bene, andiamo, bro. E sta quel tizio fighissimo che sta prendendo a pugni lo zero point, immagino. Ok, dobbiamo chiudere questi portali. Va bene, andiamo. Ah, no, che fa lui. Ok, pensavo dovessi entrarci dentro. Attenzione. Ok. Ok, no, non so cosa sono, ragazzi, perché non posso guardarmi in faccia, ma ci toccherà fare tutto da soli. Ok, andiamo, chiudiamo questi portali. Faccio il trigger finger, raga, trigger finger. Qua si stanno a menà. Vabbè, signori, ignoratemi, io chiudo qua, eh. Attenzione, no, cos'è? Chiudiamo, facciamo... Ma non posso entrarci, scusate, se ci potessi entrare... Ok, non mi ci fa entrare. Attenzione, un'altra cosa, ok. Ah, sono Tomb Raider? Cioè, scusate, sono Lara Croft, no Tomb Raider. No, di nuovo, gli elicotteri, no, vi prego, non di nuovo. Oh, 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 oh. Ok, chiuso di nuovo. La situazione sta degenerando, signori. Credo che ci serva una mano. Aspetta, fra, sto arrivando. Mamma mia, raga, comunque figata. Poi ne parliamo delle mie opinioni alla fine, però figata. Mamma mia. Andiamo, ok. C'ho il deltaplano, no? Beh, devo salire così. No, raga, è veramente figo. La cazzo è sotto, quello che sta accadendo. Ok, ci siamo. Devo provare a chiudere. Ok, ragazzi, il tizio si sta sacrificando a tutti gli effetti. Ok, va bene. Ok, vediamo questo battle pass. Ci sono dei lupi, animali nuovi, ok. Nuovi fucili. L'arco con Lara Croft. Vabbè, sì. Mica ci sono proprio tutte nuove armi, non credo. Ok, quindi la stagione 6 ha come carattere quello primal, insomma. Quindi un po' antico, diciamo. E andiamo, bye battle pass, ragazzi. Facciamolo. Attenzione, unlock. Vediamo un po'. Il primo è l'agente Jones, va benissimo. Vediamolo al volo. Ok, come abbiamo visto nel trailer c'è Lara Croft. Non mi piaci. Sinceramente neanche tu. Questa skin non mi convince. Ok, non lo so, forse sì, senza mantello. E questa è quella finale? Vabbè, voglio, senza perdere tempo. Lo ripeto, ragazzi, prima di acquistare il pass battaglia andate nello shop, inserite il codice creatore Fortu così come vedete a schermo e accettate. Tutte le persone che acquisteranno il pass battaglia con il mio codice creatore attivo e me lo faranno vedere in una storia di Instagram taggandomi, verranno repostate sul mio profilo ufficiale. Non perdiamo altro tempo, ragazzi, e andiamo a provare la nuova season. Allora, calmi, calmi. Come prima cosa, ovviamente, da buon player quale sono, vado a Celtic Towers, che ora probabilmente avrà un nome completamente diverso. Le zone come Lazy e che il resto le hanno lasciate intatte. La zona centrale che hanno cambiato maggiormente mi va bene. Vediamo un attimo che hanno combinato a Pinnacoli, dai. Ok, sono un po' indeciso sul da farsi, ma credo che andrò in questa zona. Esatto. E siamo... No, Bonnie Burbs. Ok, hanno cambiato nome. E ok, questo fucile d'assalto è molto diverso. Raga, mi sembra che abbiano cambiato diverse cose. Sono tutte armi così, ragazzi? Le hanno rifatte tutte da capo. Questo è tipo un fucile a pompa, immagino. Ok, si possono potenziare queste armi. Qual è la differenza tra questo? Ok, questo è tipo a ripetizione. Oh, attenzione, sopra, ci ha visto. 31, ok, i danni non mi sembrano molto differenti da un classicissimo assalto. Pushiamolo. 32, non mi piace questa cosa. Ok, devo ricaricare in fretta. Ok, forse i proiettili sono un po' pochi per l'arma. Ok, e White, come potete ben immaginare, prima season, o meglio, prima partita nella nuova season, devo un po' capire un po' di cose. Ok, questo è un Primal SMG.
No, io vado un po' sulle cose che conosco, permettetemi. Ok, devo aprire l'inventario. Ah, avete capito? Ok, ragazzi, quindi con la cosa che abbiamo appena trovato, quest'osso, possiamo potenziare le armi. Quindi ci sono sia le armi primal e sia invece quelle moderne che abbiamo sempre visto, con anche caratteristiche ovviamente diverse. No, vabbè, raga, figata. Comunque, raga, io quando dico figata non lo dico perché devo fare la parte dello youtuber che fa "oh, bella questa cosa", no. Cioè, raga, veramente figo, veramente sta roba mi sta piacendo. Questo mi massacra. Mamma mia, no, mi fa malissimo. GG. Sta cosa di evolvere le armi è un attimo da capire meglio comunque. Calmi, non perdiamoci d'animo e siamo veloci. Mi farebbe piacere anche provare sta zona, però io credo che io vada solo a peggiorare a livello di nemici e gente. Però, raga, io credo che alle armi primitive di quel tipo mi debbo abituare, perché credo che ci troveremo a utilizzarle diverse volte. Senti, fra, l'età della pietra è bella, però io ho l'M4 che è un po' meglio. Gentilmente, bro, la smettiamo, dai, queste armi un po' cringe. 85, perfetto, sto coso non fa nulla. Madonna di Dio, guardate come finisce. Lo sapevo! Forse il problema è il mio, dopo tutto. Godo. Ma dove? Vabbè, io sono tornato a Lazy Lake. Sincer. 37, ok, Fortnite, ok. Va bene, Fortnite. Grazie, per piacere, per piacere. Cioè, la rosa di quest'arma non si chiude neanche un altro po'. Ok, abbiamo capito che questo coso ha una rosa che non si chiude. Questa cosa mi fa molto piacere. Proviamo, proviamo a fare un po' di tryhardoni. Dai. Godo. Ma come è fatta a colpirmi? 104, godo. 46, immortale, immortale. Guardalo, guardalo. Godo. Sono morto con le bende davanti, muoio, guardate. Guardate! Mi devi far utilizzare i materiali questo tipo, guarda. Ma perché? Perché? Perché dico io? Ma poi che armi avevi? Perché non sparava? Lol. 92. No, dai, per quanto? 7 di vita! Questo diventerà il nostro motto, ragazzi. O smetti da OG player o giochi che sia a lungo da diventare un tryharder. Ok, vabbè, non fa niente. Fatto male, ma va bene. Comunque, ho capito finalmente da dove si ottengono questi ingranaggi, quelli sotto per fare armi di questo tipo, come lo SPAS. E raga, dalle auto. Cioè, finalmente hanno dato senso a una meccanica che prima non aveva alcun senso, cioè quella di distruggere un'auto. Ah no, infatti, vedete, abbiamo ottenuto due mechanical parts. Cioè, quindi due elementi meccanici, insomma, che servono per questa cosa. Per i gordi logica, se io ora andassi verso quest'altra auto, dovrei ottenere altri... Attenzione, che è l'altro nemico, Altre parti per completare il mio SPAS. Esatto. Quindi faccio l'upgrade, lo porto a questo, craftiamolo, ci mette qualche secondino e ok, abbiamo qualcosa di molto figo. 58. Ok, a posto. Ok, per esempio, questa mitraglietta la posso potenziare sia a P90 sia... Beh, questo non lo farò mai. Quindi mi servono altre due componenti meccaniche. Magari le prendo dalla barca, però solo dopo averla utilizzata per andarmene. Non voglio fare la fine di prima. Oh, comunque, sto fatto che ci vuole la benzina anche alle barche è gravissimo, Credo che non mi abbia visto. Mamma mia, quanto godo con lo spasso. Devo clappare. Più forte di me, più forte. Dovevo. Però questo fa vedere come in realtà avere armi più forti inevitabilmente ti renda le cose più semplici. Per esempio, ora vorrei fare un attimo una cosa. Posso fare l'upgrade? Ah no. Tra l'altro, guardate quanti upgrade ci sono. Per l'arco sono diversi e puoi fare diverse cose. Flamebow, Stinkbow. Carino, carino sta roba, raga. No, no, io là sopra non ci salgo. No, 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 è impazzito. The Spire. Ok, ho sbloccato anche questa zona. Ok, vado. Tizio sta messo male a livello di vita, ma anche io, quindi... Pattigliare amicizia lunga, aspetta un attimo. No, pure da sopra. Vabbè, ciao. Ti prego qualcosa per curarmi la vita. Ti supplico. Ok, no. È incredibile come il gioco mi dia palesemente cose che non voglio. Devo allontanarmi da qui perché altrimenti mi ritrovo quei tizi dietro che mi stavano a sparare prima. Questo è un approvvigionamento, andiamoci un attimo. Aiuto, io campero come i bei vecchi tempi. Ah, è un uno contro uno, tra l'altro. Forse non era neanche un uno contro... Mamma mia, che brutta vittoria. Mamma mia. Vabbè, raga, che dirvi. GG. E questo è l'ombrellino della prima vittoria. Molto carino. La season personalmente mi ispira davvero tanto. Sembra molto figa. Il gameplay comunque l'hanno cambiato molto con le armi primitive che necessitano o di ossa o comunque di componenti meccaniche per essere upgradati a quelle solite. Non mi pare di aver visto lo scar e non mi pare di aver visto che si potesse craftare. Questa cosa poi la voglio approfondire meglio. In generale il pass battaglia anche carino, anche se non è il migliore tra tutti che abbiamo visto. E non vedo l'ora. Non vedo l'ora davvero di sviscerare ancora questa stagione. E ripeto, come ho detto durante la partita, non lo dico perché devo fare lo youtuber, ma perché davvero questa season mi sembra figa. Che dirvi, ragazzi, quindi io vi auguro un buon inizio season. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare soprattutto la campanellina. Noi boys ci becchiamo alla prossima.